Mamma mia, guarda che palle. Dilla proprio nel mio. Signa. Una scassa cazzo. Mamma mia. Sì, mogliere è una scassa cazzo, poi c'è la gitta. Marito è scemo. Lo scemo, sì. Perché no? Gli si dà buongiorno. Buongiorno. Ci abbiamo fatto. Ehi. Buongiorno. Che stai facendo, Esito? Che stai facendo? E chi sei che su? Che sono i pietre? Che sono gioielli? Chi sei che su? Sono pietre preziose. Sì, pensieri che tengo per capo. Pensieri che tengo per capo. Chi sono buono pensiero però, fosse tutto come a chi sei pensiero. Ingarrato, Sì, oggi ingarrato, non era problema. Sto a fare un pane, che stai a fare? Ma l'hai fatto con crescita, che hai fatto? Sì, sì. Mi hai portato la prostata grazie, ma mi ha portato poco la prostata, chi si do? Pure guarda per i porti di mire, bravo. Pure guarda per i porti di mire. Ah, buono, noi sembra gente che appartiene alla stessa razza. E chi si trova? Beh, è una vallata che ci manca, sta andando per la posizione, ci manca così. Integrale. Tutti sì. Quattro qualità. Quattro qualità integrali. Grazie. Oui. Complimenti. Grazie. Tutto integrale la farina. Tutti i pezzi, senatore Cappelle. Senatore Cappelle, quello che facevano con Spiga Bruno Bia. Dove hai pigliato sta farina? Questo è il brano che vi amma a Montesano sulla Marcellana. Sono dei contadini lì che mettono ancora. Sai che noi, la nostra associazione ci sta. Ci sta Rosa Viola che ha fatto la pasta Spiga Bruno tutto a base di senatore Cappelle, a Pietro Alcina. Ci sta pure Tumigna, che è ancora più vecchio. Che ci sta? Tumigna. Tumigna, sì. E grano... Sì, ma lo c'è greco, 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 ma era la Grecia. Poi ci stanno pure... L'altra qualità si chiama Marco Aurelio. È romano, questi qua dove quasi mai saranno attivi. È romano, ma io penso che in genere. È laziale? Ma io vengo alla terra di lavoro, mica. Lo sa, c'è lavoro. Mo' c'hanno ritto essere laziale, ma noi siamo stati sempre terra di lavoro. Tutto, Campania no. Felix iniziava la nuova. Sì, no. Voglio.
E poi che ci stai chiuso? Poi c'è stato un grano tenero. Gentil rosso sicuro. Che grano tenero? Infatti, no, perché figo che poi da se sapete portavano una pacca di pasta, che praticamente fa due tipi di grano. Grano duro, che sta qua, grano duro Santore Cappelli, Gentil rosso. No, questa qua. Questa sicura. E sai che ha recuperato pure il Saragolla. Ah, ora sarà sì, sì. Ha recuperato pure il Milano là. Beh, da perdere al cielo. Sì, come caro tenero. Facci capire, mo, perché, come si fa la bagnola? Allora, questa è la pizza. Ah, pizza? Sì. E perché è così grosso? Come la fai? Faccio notare di due. Ah, quindi la pizza alla campagnola, insomma. E là, proprio sporco furno. Sì, sì. Dopo si sporco furno, manco fai un... Come se faceva una volta, no, 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 no. Sì, no. Che pizza, un furno si sporca, quando tu vai a mettere la pizza... Eh sì, c'è. Certo. Furno, la pomodoro, la poi la pizza è solo pomodoro, cioè metto pure tanto pomodoro. No, che l'ho messa a fare curta nonna, ma non facevo il pane. Faceva dentro un ruoto. Ma però il sistema, sai che la pizza si fa, nasce prima degli anni zero, proprio un furno che te me lo dico. Quindi, ciò si fa la pizza. La pizza serve per vedere il forno, se è troppo forte, è troppo vascio. Allora tu, facendo la pizza, ti regoli, aspetta, 5 minuti, vai, 10 minuti, 4 ore. E dopo di che, per esempio, questo forno qua, 4 ore, è giusto. Se ci metti 10 minuti, è troppo presto. Allora dico, il forno è troppo forte. Quando vai a forno, oh, pane, che sta a capire. Si sa di chiederci, quante chiede robe, vanno. Questo è un sistema per fare il pane come... E quindi la pizza facevo termometro. Bravo. Perché chi devo fare chi lo là? Non è che tiene qualcosa, tipo, ci tiene un termometro, ci tiene un numero, poi sai, e no, per le cose. Che sei, un worker se ci sei sicuro, ne... Ma questo non è mica quella. No, questa è la produzione vecchia, no? Corretto, va per lungo. Le cose, i tempi sono cambiati. Prima facevi i maiali, tutti i periodi, fino a marzo. Ma perché? Non lo vedi? Ma tanto? Lo so. Mi fa capra, sì. Quello non... fa, dici, non li... Quando lo facevamo in campagna da noi, aspettavamo già il gelo, di freddo, no? I primi due casi, l'ho scesi, l'ho ammazzati, il 10 di... gennaio, no, 11 gennaio. Che ha fatto freddo quel periodo. Ma sì, ma anche perché se sono asciugato per fezza, non è tenga da parte. Ma se fa la Sebastiano. No, se Sebastiano è accorto, ci sono giorni che adesso fa. Non si fa. Se si fa un giorno lì, si può accidere, si può fare caldo, si può fare caldo, si può accidere. Perché che sarebbe, non stanno Sebastiano, per me la luna calante, la luna calante, che 19-20 di gennaio. Allora, che cose si fanno con le lune calanti? Puro vino. E dimmi una cosa, chi sta ne conosce il porco? Boh. No, dica com'è a stagione come io. A stagione vuole? Boh, tutto buono. Ma tanto che non è morto prima. Non fa sentire caga, se non lo vuoi, non ti fa sentire. Ci metti lì, che c'è una cosa? Saturno. Ah, buon attimo, mi porco. Buongiorno.
gli si do. Facci spiegare un poco, assi, pure a questi signori, sto vino, che un vino bianco russo, che ti rosso, rosso, questo bianco non è mio, anche il piede della compagna mia. E che russo, che russo hai fatto? Questo è tintore per il palumbo. Tintore per la qualità, un tintore è una qualità antica di aglianico, è il primitivo dell'aglianico. Prima l'aglianico è cresciuto moca, tu hai pigliato taurato, questo qua, i romani che si sapevano? A Castellammare, l'antica più antica, il vino più antico del mondo. Qui davanti, dalle 300 anni, ma ti faccio lì, quando si vede a basso. Tintore per palumbo, quindi. Tintore, allora, aspetta. Allora, tintore. No, è per palumbo. È un tintore, è una razza. È un aglianico, che dal colore si chiama tintore, è un tocco di tramonto. Poi, che hanno fatto? Essendo che su caspita di tintore, in assoluto, non si può bere subito, cioè va tenuta meno un anno a terra, perché o è grezzo, o è aspro, che l'hanno tagliato come per palumbo. O per palumbo, in uva che cammina, viene buono a tramonto, non ha bisogno di tanta... tanto trattamento pesante, perché tu comunque sei sempre buttato per la drama, margine e tutto questo. E superiamo, però comunque ti stai accortando, sapevi mantenere, perché se non stai facendo... E Isidoro, dimmi una cosa, Isidoro, ma sto fatto a mescasse due ore, quando è che lo fate? Tra un quando sei andato paese. Pensa tu che il signor Cotarello, il grande, più grande enologo italiano, sa, dice che si è inventata, perché mo su fatto lo fa Lerna, che dice si è inventatissa. No, si è inventatissa tagliare l'agliani con per palumbo. Non pensavo, facevi non lustro, perché anche perché l'unico modo per tenere, per mantenere questo due tendure è con per palumbo, perché è assoluto non si può bere. Ci sono delle zone che vengono talmente aspre che poi si vede, sono pure vecchie, si vede per loro, qualcuno mai stato in terreno nuovo, stanno ringiovanendo, ma negli anni ci sono stati dei vigneti che tengono 300 anni e stanno pure nuovi. Si va a Cannanza, dopo quando veniate, giù alla strada qua e un po' più avanti, ci stanno piante che tengono 300 anni, 250 anni, sono una cosa che è tanto, non tutti. Se dice qualcuno è più vecchio che la pianta, che manca New York, manca Mesa America, non tengono l'idea che sta pianta che sta casata. Ma tiene pure formaggio qua. È tutta una storia. Perché hai detto che si deve tagliare perché è aspro? Perché è troppo aspro, perché in gioventù, in giovinezza, non si può bere che è troppo... troppo forte, no? Deve stare forte. Proprio, ha un sapore di asprosità. Invece con il pane palumbo, che è detto anche peti rosso, riesce a fare un taglio. Noi facciamo 60 e 40. Si salta per il Falerno di Villa Matilde e Agliani che tagliato per la storia dice che per i palumbo c'è addirittura vedi rosso che c'è su caspe di l'uva è rossa la foglia rossa è detta anche sempre rossa dice che è andata il vedi rosso e chiude coppo a Gesù che si va a croce si è toccato i piedi coppo e ci ha dato è toccato l'uva poi c'è questa storia che dice che grazie ai piedi del sangue di Gesù ha dato il suo colore alla foglia qua. Ognuno e ci crediamo e come non ci credi? E io sono la foto vedi, ci immagino le storie la foto no? Perché io la coppa lo decide gira è una come dice Edoardo non è vero ma ci credi. Ma voce c'è popolo, voce Dio. Guarda, ieri a Montevergine c'è Steve. Ieri sei a Montevergine. C'è da fare la camera a Montevergine. Ah, io. Se un amico mio non sta pure, è un piatonico tutti 50 anni. No, è stato 50 anni. Fratello, non c'è di zio. Sta a Milano e non so. Allora, a molte occasioni, a fare la camera a ci faccio arrivare. Però per il che si è chiuso. E quando vigne di... lo sai, la chiesa sta chiuso le contagi. Il mondo è tutto contagiato. Hanno chiuso. Stanno tutto contagiato. Dopo perché non può capire c'entra lui? Dopo la candelara a quanto un pivo. Dimmi una cosa, quanti alvini hai fatto chissà? Ho fatto 3.000 litri. Ma queste sono botte che ogni anno... Ma qua ci stanno ancora gli ottari che si mettono a congiare i botti. Per fortuna no, non ci sta nessuno più. Però se lo falliamo che è capace, può becchire. Sai fa, quindi lo sai trattare. Cosa ci fa? Ma no, perché cadde in più. Ma che se ne va nella Toscana, mica te hai usato. Ma ragazzi che da lì, occupate quando fate caldo, qualcosa si dal sacco. E quando li fa? Ha provato su che? La finanza, sì. Comunque questo formaggio pure è buono, Questo è l'anno scorso. L'hai fatto tu? Chi lo vuole? L'occolare guanciale. Che? Guanciale. Questo è fumicato. E come chiamato occolare? Questo è un formaggio che viene a Rubiamo Grana, a Monte Santo Marcellano. Oggi ho detto per fare camminata. Ietta per là, se una signora che si vuole dire due gizzo tanto, esagerata, che si facendo fuori, si fa dire che hanno porchi,
ha fatto il formaggio che era uno spettacolo, ci facciamo una voglia di formaggio, poi... vabbè, ho fatto... Poi se lo sta scherzando. Questo che è? Formaggio, questo è un formaggio di vacca, una qualità... Vaccino. Vaccino, però è una qualità esagerata, è molto giallo come colore e in un profumo... Ma tu, è una spaccata, poi ci avevo assaggiato. È latte, no, è il formaggio, appena... Appena prezzo, io, ma dov'è? Da dov'è? Monte Santo, non veramente arrostato, un che è un confine da cosa di Padullo. Ah, quindi a Bascia, a terra? Ah, proprio un muro che confina. Quindi a questo, questo è Podolo? No, ma Podolo, che rende Podolo, che là, non lo so con me, però è che sta vacca reggiana, cioè la cosa che fanno. Allora, noi qua stiamo in Monte Lattare. Allora, i Monte Lattare qua si chiamano Lattare perché di chi ne vacca? E esisteva, esiste ancora. Pure non è altro niente, la vacca autoctona di qua, in cui facevano un formaggio molto grassoso, come questo qua. Grassoso vuol dire che un quintale di latte facevano 10 kg di mozzarella. Mo, col latte tedesco, col latte che viene si faccia aspetta che sta in giro comune, lo nord, fanno 16 kg di mozzarella con un quintale di latte, fanno 6 kg di più. Più burro e tutto il resto. Immagini che acqua sciacquata. Oh! Invece questo qua facevano 10 e più brave e più bravi con arriva tu. E che sta qua invece? Che sta qua? Che sta salame? Che sta salame l'avvocato che non si è fatto salire. E come chiamano salame? Asa per sato. Che è Andrisco? A Mendrisco, che è quello? Mendrisco detta pancetta. E questi invece sono capocolli. Capocolli. Questo è un pezzo di lardo che ha fatto così. E come, ma come chiamate? Dice un termine vostro. Chi sono capocolli? Questo è un lardo. Capocolli. Capocolli. Pancetta affumicata. Spec, questo non so che mi sono. Quindi Mendrisco affumicata e spec. Non mi voglio dire che una mano e ce l'ho porco. Guardate che io faccio tu ho affumicato, c'è zio, poi affumicato pure e ci faccio tutto il suffizio per affumicare. Lo spec, l'ho fatto pure io, ci sarà fuori. Lo spec è una cosa bella da fare, perché si fa un prosciutto è complicato. Sì. Anche perché un prosciutto rischi. Soprattutto. No, ma è difficile perché fa caldo, non fa freddo come uno. Poi, su 40 kg, 30 kg, perché due quintali 40, due quintali e mezzo, dici che fa 40 kg di carne, ne arriva 40 kg al porco e la mette un fuoco sotto. Poi quando tu mangi, o fa una festa buona, che tu usavano una volta, facevano un battesimo, oppure se venivano a regola di tramonti di questa casa, se venivano un sotto e si faceva accattavano il porco, con un sotto che venivano, parlavano i soldi che accattavano il porco, quindi era una cosa buona, lo facevano tutto quanto per questo motivo qua, quindi non so, mangiavano, stavano là, e io mi ricordo la comunione della mia, alla vittima del prosciutto, comunione della comunione, due cose mi ricordo la comunione della mia, un prosciutto, anzi tre, a due stemme, un prosciutto, a due stemme, di casa, che chi mangiava nella stanza, chi mangiava no, che si mangiava di casa che era, che era, mamma. E mi ricordo la maglietta argentina 78. Tra i portosi l'altro mi ha attesa con quello. È una cosa felice, che se te cose che bello. Che a voi se usava che girava la casa che la si portava a morire. E chi dà la maglietta, chi non l'ha che non deve pensare tu. Il prosciutto non lo fate più. Non vi conviene. È una questione di resa. La carne la usate per mangiare. Ma no, perché ho fatto lo specchio. Da loro ho fatto lo specchio. Che cos'è lo specchio? Il prosciutto è fatto sui specchi. No, dal prosciutto fai lo specchio. Che cosa fai lo specchio? A vacca e culo. O prosciutto si piglia niente cose. Fa vedere dalla noce fino all'esterno. E invece lo specchio si piglia all'orecchio fino a qua, sulla parte esterna. Quindi da lì a cotone. O lard. E 3 kg di carne, non hai problema. C'è della... c'hai tre. Cioè, tieni un prosciutto, sano sano, e non tieni una fetta rossa così. Vabbè, ma che differenza c'è rispetto? E mi dà. Però dico, il sapore è affumicato. C'è un sentore di fumo, invece il prosciutto è tenero, fresco, si sente quella fragranza. Però non è che pochi sa, un fumo ha fatto male a qualcuno. C'è anche buono, un profumo in aggiunta. No, vabbè, ma quello è in aggiunta. È affumicato una. Ma poi la cosa bella è che tu qua, quando vai a tagliare, come momento lo tagliamo, tu taglierò e non hai difficoltà
a tagliare o la frittatrice, perché poi è difficile, poi c'è un altro difetto. A sapete già, oppure la sapete di sostare, io sapete già, ma a barata di sostare, perdono. Ho giù una pure da coltello. Che? Lo fa pure appunto col coltello. È sempre un vacillo però, con lo staring, un vacillo, complicato, non è facile. Ci sono delle cose che vanno fatte, perciò hai piaciuto capire. È in arte, no. E poi si accorto pure lo stringi, perché altrimenti diventa l'asca. Quindi non solo la rapida, non esce sta niente, ne va lo stringi tutto, ne hai una volta che si chiude e poi la stringi la fune. La stringi forse, ma è bella, bella la bellezza te, però poi certe cose non si possono fare più. Non c'è storia, no, la bellezza sta nel film. Perché? Perché non si vanno a far chiusi queste cose? Un problema, sa qual è? Un problema serio. Allora, noi ho prosciutto, facciamo il catino, ultimo campo. Stagionale, che sia la stanza di stagionatura che tengo, ne tengo due o tre stanze. Ma sta, posso non dicevo troppe cose, però. Vabbè. Allora, questa stanza qua era fino a pochi anni fa, qua, perché voi sapete che sta casa è stata comprata dal mio nonno nel 1924. Si è sposato, che mi chiede, che mi hanno vicenza, ci ho spurtellato, ci stai, e si sono comprati una cantina per fare sport e a casa in coppa. Stai comprando una cantina qua e sopra una stanza coppa. Per chi capisce, sportolare non vuol dire sportella, ma vuol dire facile cesta. Sul lavoro, non lo faccio pure lo dico. Facevi sul lavoro. Che buono, nessuno. E chi lo fa? Con le tacche di castagna. Come non lo fanno? Questa è un'usina la famiglia. Lo fanno pochi, dice che sono rimasti in pochi. Con il castagno. Tra cui di chi è il castagno? Nasce tutta la coltivazione, tutto il castagno. Però c'è proprio una cultura del castagno. Non solo del frutto, anche della pianta. Quindi da un anno, due anni. Si fanno pure i mobili, no? Aspetta, da due anni. A ceppa da 15 piante, 15 piantine che scoppano, anche 20, 15 anni. I primi due anni si va a fare su scatto qua, si levano queste cose qua e queste qua. Dopo 4 anni, 5 anni, viene questa aperta qua. E stavamo tenendo furno, mi hanno fatto furno. Facile. Ecco, con il cielo tagliamo tutti i tacchi. Ci vediamo alla prossima. Grazie, arrivederci. Tante giornate. Facevano queste cose e noi la settimana facevano i tacchi. E se c'era il catino c'era uno furno, quindi c'era uno scavazzatoio, c'era una poca che le stai facendo là. Era una cantina. Accattando un furno o non, facevo un sportellaggio, avevo un furno per coccio a legna, per coccio castagno, perché loro facevano il tacco, noi una settimana, io non da sempre, dopo, tagliavano la legna, mettevano un furno, facevano il tacco e lasciavano il cavo. Poi in settimana si facevano il cesto. La mattina, la sera, io. Il mondo navano, facevano 100, 100, 100, 100, quando nero. E poi, quando scivo ai mercati, questa la crocevina, queste vendere raccolte di patate, il cipolle. Il pomarolo. Il pomarolo, che non si le cascette. E quindi venivano 100, 100. E tutto papà faceva il suo modo di pensare. E poi ti capitava, anche se era giovane, capitava e poi nasceva, diceva, sono a casa, non che mi faccio risporto, e si metteva lei. C'era una volta che c'era un campanile, prima salita, si era chiesto, si era chiesto da chi piazzava. Rignetto un campanale che va a chiesa che di solito va a portare in terra, rignetti chi li sporta. E gli ti appena 300-400 sporti, non c'è qualcosa di fare. E così campavano. E quindi c'è una cosa, quindi no, nonno tu accattetta su questa casa. Ecco, ci ho scelto un furno cantino. Per fa, quindi a cattetta questa per faticare sport, insomma. Non avevo vino perché non ci serviva lo scamazzatore, perché lo scamazzatore è una cosa, sai, grossa. Per scamazzare tutti i soldi che fa 3-4 mila litri di vino, cioè 20 mila litri, ti fatta a casa di Inter, abbiamo fatto un po' la ringa, Stefano, la copertura di un lavoro, era aperta. Era sulla, come era una vannata, capito, era areata, e ci costruivano i bottoni di 10.000 litri da ringa, costruiti direttamente là. I bottoni, i bottoni. Sì, ma parla lingua tua, no, poi mi faccio tradurre. Un bottone sarebbe la botte grande, alta 5 metri. Vabbè, molto poche fuga di nuovo. No. Vedi? E non fa pane. Riusciamo a fumare proprio stessi. No, è perché sta a fare il pane per gli amici. Non fa pane, pane è la prima cosa. Allora, quindi crescettene, ci facettano un forno, c'era un altro forno, ecco perché a casa di
Ah, sì, sì, e poi che avevo fatto? Senti che serviva la stanza una e l'altra per non fare però questo fare. Forno qua poi l'avete tolto. È stato tolto 30 anni fa perché ci sono qui, ci sono una... Ma questa è una costruzione fatta, non è questa che prete? È una preda normale, questa è una costruzione fatta. Vedi che scendevi di film, una roba montagna. Quindi non è una grotta, è una cantina. E se non c'era, ho fatto un prosciutto. Qua c'era una porta, ci si è nato un muro. Ci hanno aggiunto dopo, perché di casa ci si è nato un muro. E qua ci facevano un focolare. Guarda, l'uomo vive perché ha delle comande campane. Nel senso che all'epoca non c'era male. Si chiamava bene, acqua, vento, freddo, neve, all'inverno carichi di neve, fino a pochi anni fa nevicava sempre. Camo non aveva più. Si è ascoltata la neve, prima ci si va a neve, metteva a gennaio, finiva a febbraio, fine febbraio, c'era sempre la neve a terra. Quindi, venivano a casa, montavano tutti questi fogli che scivano le castagne, si arrendavano con freddo, oppure tutto il bose, l'acqua, il domorale, perché non ci siamo mai. Lo scartano. Si spogliavano, si mettevano, buttavano la legna dopo fuoco e così si campavano, si scavano i campavano. Mica c'erano questi... i riscaldamenti. Ecco, bravo, e lui che o cammino si buttavano tutte cose in coppa, e questo invece era un grande sistema, invece era una lampada forte, e si scaldavano, scartavano, e cercavano di passare le problemi. E quindi ci siamo lo muro, e questa cantina era 2 gradi più bassa. Faceva qualche freddo. Togliendo questo muro, quando avevamo levato, abbiamo continuato a fare prosciutto ancora. Ho detto un anno, ce l'ho perso un anno. Troppo capra faceva. E è salita la temperatura di 2 gradi, da sardina, anche 3. Hai tuito prosciutto. Hai tuito prosciutto. E allora ho fatto sì, piccoli discorsi. Allora è stato tolto di mezzo, poi possiamo dire, no, ci pensate a quella, altrimenti... Ma se tanto il clima, se ne è più quella, non può fare... Non può combattere, non prima, io ne ho visto un'immagine, una fotografia per Facebook, cosa ci ha visto? C'è se buttano l'uva, c'è se uno scoop, c'è una foglia di uva così grande. Già c'è stato a crescere. Stiamo parlando, stiamo passando il 15 febbraio. Dove bisogna adeguare l'agricoltura morta. Ma è sempre stata la tradizione che lei si adatta ai cambiamenti. La provina è diventata difficile, è diventata complicata. Perché poi ci sta dicendo una cosa, diventare più forte, sì. Perché ci piace più solo, però è una cosa buona, una parte, però è diventato pure un po' più, perché è troppo so. No, a me piace il vino tuosto perché io vengo a Terra Rufalerno, sai perché mi viene beve di meno? Quando il vino è tuosto beve di meno, quando la gira sembra bene. E tu hai provocato a fare di più. No, non fa niente. Aspetta, Claudio, allora dice con l'anzogna, fammi capire. Allora, mamma. Fino a 3-4 anni fa, che era via mia mamma, quando cucinava faceva il pasta e fasù, il fa, il patano fritto. Tutto calanzo. Ci si sapeva che poi ti mettevo cucchiare in zona. Mettevo cucchiare in zona. Io, quando mangiavo, cioè volevo pure, vedevo la fine del mondo, una vista perfetta. Sono 3-4 anni che non sto cucinando più, cioè non c'è per la mano della cucina di mia mamma, cucini io in giommette. E perché in giommette? Scusa? Perché non è che cucina, perché io sono solo lì, non è che mi finisco di cucinare questa qui. Ma bubate tanto a gungiare. Ma parla sempre, ma mangia sempre, perché mi spasserei. Però se oggi cucino io in giommette, però mi spasserei e cucinavo, perché non tengo tempo di mettere le cose, cioè non da casa, non c'è stato... Non parlo. Allora, io non vedo più. Ci pensate? Ma pare se pure se hai fatto pochi bicchierelli. No, non pensi che bicchiaia, perché adesso stavo bene. Perché bene pure come è caduta proprio da 3 anni. Sarà pure l'età, ma io penso che non sono io. Perché. Anzogni è pavista, hanno sempre detto che Anzogni fa venire la vista, non lo so. Cioè, è una. Sto fatto non sapevo. Cioè Anzogni fa venire la vista. Ha delle sostanze che fa bene a lui, che fa bene alla vista. Hai capito? Questa non è una cosa che mi ha inventato, è una cosa no, che... No, io... si è sempre detta. Allora, o è gente di contadini da volta, non è gente che ha campato, gente che abitanti della terra di una volta, prima dell'era moderna, fra virgolette. L'industrializzazione. Gli autoctoni, dicono gli scienziati. E che la gente là faceva un suo ragionamento. Per vivere, sostentarsi, facevano un prosciutto perché si era caduto work. Facevano un sogno perché il babbo cucinava, perché lui non teneva, non è che tutti quanti ne venivano lì, per favore.
Ma che se non è terra da uriva qua ci sta? No, no, che se non è terra da uriva, che ci ho già mai visto. Allora facevano work in qualità di razza toscana. Ma come ti dice se già dice? Ma qua, no, ma qua funzionava nuda ma unire casertane con i scioccaglia. No, qua usavano lo scalo che le ha buccato così che faceva. Ah, oggi capite. E so che non c'erano. Ma. No, da ci sono porco ci vuole. Però c'è una cosa. Vabbè, c'è una cosa, gli si dà nulla. Unire casertana, l'anzogna faceva 10 righe. I mangio solo più porco là. Fa 10 dita da unire casertana. Fa la casa, un po' pulito. Anzogna, unire casertane, chi li con i scioccali faceva 10 rite, 10 rete da Anzogna. Si piace mangiare grassuse. E quando non è così? Chi li ha una pasce però? Quintale al mese più o meno. Quintale al mese. Due quintale vitole e 40. E una catta a Sant'Andrea. Ma infatti ci hanno fatto, però, un maiale di casertana, tenno l'HDL, colesterolo come chi la cosa del bufala, quindi ce l'ha. Il grasso c'ha solo l'HDL, quello buono. Era quello porchissimo qua, mi chiedevo il grasso malamente, che aveva fatto male con quello. Il troppo grosso. Ad apascia. Allora, che si caglia da un attriccato, un porco è Sant'Andrea Amalfi. Sant'Andrea Amalfi, l'ultima festa che si faceva a Sant'Andrea, il 29 di... 28 e 29 novembre. Io non andavo a sentire un porco a spalle tutta la casa. Hai capito? Hai detto che non voglio farmi una vista. Pigliavano un porco e lo mettevano nella casa, portavano sotto il forno qua, ci stanno le portosine. Là sotto non ti muovo a crescere. Okay. E intanto lo sto bombolone che a fianco ci si muove solo lo porco, lo si muove porco vecchio. Accendeva lo porco, e ci mettevano porco cerilli che poi intanto era novembre, dicembre, gennaio. A febbraio, mettevano la vita a febbraio, dopo 4 mesi, facevano cambio di due casalini. Quindi o porco porcellino facevano buono, se sono accorto, lega, perché se cattavano porcellino 30 kg, o porco si andava a comprare 30 kg. Poi, l'altra festa che si faceva dopo Sant'Andrea di Amalfi in questa zona si faceva a Cabascio, proprio dove usava la macchina tu, a finire di San Vincenzo. Che si fa il giorno dopo Pasqua. Ma non si fanno più? Si fa. A Pasquetta, noi perciò avevamo i Pasquette, noi stiamo sempre a casa, vogliamo martirizzare, veniamo al mondo, sarebbe sopra non c'era l'altra festa. E noi chiamiamo noi a Santa Anastasia, l'usanza nostra non c'è stata. Quindi, ah, chi stanno qua? Lunedì Talbis è stato qua a fare festa. Stiamo qua, la festa è un paese, è una cosa antica che sta qua, allora mi chiamavano la festa da Calabria, non c'era. Quindi c'è stato tutto da mangiare, ogni no, è una cosa privata, no, la festa è diventata una... Però comunque è diventata la prima festa in cui venne che la cucina venne il zappo, la dura, ma sono roba che. Una specie di fiera. È una fiera, ma si viene da tutte parti, prima invece non si conosceva l'altro. Quindi si aspettava questo giorno per cattare un work e so cattavo il più grosso, perché poi a aprile, quando cattavo in aprile, pigliavano 80 kg. Che non era possibile da rufo. E lo cattava 30 kg quando era un remiso prima. E quindi e poi si cattava un zappo, da dura, lo scugnavano, si venne. E cessi. I cosi. E no, si venne. I singoli che facevano la tromba dei singoli, si accattavano la molla, la facevano stessa là, mettevano la forza, la facevano la nasa a te, che perciò si trovano la tromba dei singoli giravano. Qualcuno che li venivano da un punto, o da un punto che erano accattati la festa di bagno, una delle cose. Ecco, questa festa, cioè, sotto la storia è tanta piena di tante situazioni, su caso dei work, se c'erano 4 work, avevano bisogno del grasso per campare. E come? Loro, aveva più bisogno di loro grasso e poi la carne avevano questo facevano uspid sarebbe io ci lo porto tu ci lo porto io ci lo porto io ci lo porto ci aiutiamo tutto qua io ti porto sì. Piatti di carne a te sì. 3 bistecche 2 pistatelle pezzi largo pezzi fecchi 2 pezzi sangue e tutto il resto oggi ci lo porto a gennaio dopo 15 giorni ci lo sì. E poi tu lo metti a me. È un'usanza che ha mantenuto pure noi. Ma non è tutto quanto, è ma era tutto lo parte questa cosa. Che serviva? A te farà una mano? No. È buon augurio. E che serviva? Per sapere se un po', chi era malamente, chi era buono. E che? Ci serviva. E che ne sa, ci faccio sapere. Un frigorifico di lì. Come si mantiene una cosa? Come si accatta la carne? Se scagniamo una carne fresca ogni settimana. Se scagniamo non mangiamo. Ma che lo... A noi si dice, cioè sei un gunzolo. Che un gunzolo è che tu mi aiuti e io... Ma che è un'altra cosa? No, ma la cosa è proprio la carne, capito? Un piatto proprio, che lo spinto si arriva, ma che non la contornavano.
si tornava, però si dava di solito alla famiglia, sempre alle famiglie che tra la mano, perché poi il cerchio è delle cerchie delle amicizie, comunque non è che può fare 5 anni, quindi se vai a contare su 60 custodelli, sono 30 H, 30 alla 60 custodelli, non è che fai 5 pro, ma poi se mangiavano tutti insieme, no? Ma che alla fine a carnevale si mangia la carne, perché la carne il porco se la mangia fino a carnevale. Ma carnevale non c'è carnevale, appunto, no, il periodo del carnevale si chiama carnevale perché prende gli ultimi giorni, il periodo in cui si mangia la carne, capito? Ecco perché si chiama carnevale. Ah, ok, quindi altre cose. Vabbè, il giorno di carnevale, quindi mo. Allora si finiva a carnevale, ecco perché iniziava la quaresima. Carnevale, lavava la carne, a Cinuporco. Carnevale. E perché vai? Ecco perché si chiama carnevale. E infatti poi a livello di. Ma a livello cagna in stagione, tu, allora, cagna in stagione da, da sta sicca, ecco perché inizia la quaresima. Ecco, poi se tu mangio venerdì, non si mangia, sempre venerdì che te lo volevo, mangio sta sicca, fai sempre peccato. Allora se faceva questa sicca, si metteva sotto l'anzogna e faceva tutto l'anno. E vabbè, ma poi la carne che invece aveva mangiato, se finiva a carnevale, mangia la carne. E invece cazzo sei scusa. Non so che lo speed che si dava alle persone vicine, si tornava, ciò rilano che è presto, sennò l'usanza faceva nell'attimo in cui non tornava o piatto. Da cancellare. Se cancellare non te lo riportava. Tu non vuoi collaborare a questo sistema di vita, è un baratto, è un modo di vivere. Cioè, la gente non si è diventata niente oggi, cioè, prima era più dritto. Che mo pensavo che tutti i mesi stavano sacca a farsi. Invece prima c'erano baratti, io che andavo avanti, tu andavo a me. I da Ciro che andavo a Ciro, a te, poi non c'è che capiva. Ancora qualcuno qua lo fa, 4-5 amici che si trovano, sono capaci, saranno la mano l'uno altro ci vuole. Quindi hanno 10 giorni, cioè 2 mesi, hanno, e poi ognuno è loro che sa che cosa fa. Che poi non è che parliamo che ci capisci. Lui faccio, dire, sai, ma non sai fare. Non sai fare. Comunità. In un faccio fa. E allora tu ecco, cominciato a ragionare. Ma io facevo la bambina, però facevamo le cose, ci facevano per le cose. Ma tante cose, ma io non è facile. Non è facile, è un po' tutto... si fa proprio sapere. Allora certe volte, per esempio, una mamma tu non aveva passato. Sì, no, ma tu, porco, quando si accide, muore, porco. Muore, sì, tanto... Cioè, c'è che la spiegazione pure del mondo. Già mi fa male, lui. Che ci fa? O un porco io. Dice soprattutto che ci aspetta, già mi ha costato il trailer costato. Poi, la mattina ci sono fusta fuori a bollo, perché proprio sei pila, già fatto fuoco. 2 ore prima ci appicciavo fuoco per arrivare 2 ore. Cioè, là per là, insomma, c'è il porco serviva. Era il frigorifero della persona, una povera gente. Chi non si fa male. Allora, da che momento? Tutte queste cose che si fa male. È una squadra. Era ritta. Ma la cellazione, come facendo cose? Se si giornava, tu ci sono dopo. A me non c'ho. Ma ti sto l'altro. Infatti ci sto l'altro. Ah, là. Ma c'è l'hai messo l'altro? No, non è l'anzugno. Qua c'è sta il lardo stile. E con questo ci fai l'anzugno poi, no? No, no. Che c'è? Ah, che è la cappina? Che sono lardo, no? E qua, che sono lardo, lardo moderno che ci fa dire, ma ci viene lardo di colonnato. Colonnato però. Colonna che tramonto, non è colonnato. Allora, questo qua è il sistema vecchio dell'arte, quello che ci fa pizza, con pochi pepe tu non 10-15 giorni è dorsale messo là, con pochi pepe tu. Questo qua invece è il sistema che ho fatto 7-8 anni, sto facendo lì, e alla fine non. Perché è meglio questo che la mangiette, perché non ha sale. Sta sotto salamoia, acqua e sale, pepe, ginestra. Cioè, è una tua sperimentazione questa? È la mia sperimentazione con gli aromi di tramonti che stanno con Gertrude. Ma è la prima volta che lo fai o no? No, non lo faccio. E funziona pure. Ah, fai i passi e patate all'addato. Ah, fai l'osso, tu fai la manestra, questi altri pezzi d'arte, che devo fare come quello là. Questi devo bere, spaccate, questi sono ricchi, musso. Fa fare il fasul, questo è un culo da pasta e fasul. Questo è un guanciale, questo è del sale, questo è il del sale. Questo è il famoso, questo è il sale buono. Questo è la cosa. Le cose sono adesso cose classiche, non mi piace. Però, e dove lo metti? Guarda che belli ti hanno. E perché non metti? Ah, questo è sotto. Se lui lo ci mette un goffo subito, lo toglie di qua. Ma devo trovare una botte che ci metta. Quindi si toglie, è un grande ramo. La farina non è che niente, ma no, lo grano, ma la farina, come va a macinare? La cosa peggiore,
I mulini vanno a cattogliare a Napoli, dopo forti, da che di Napoli grossi container. Sapisci quello che ci arriva dopo. Ci stanno tutti sotto le radine. Allora, motori che non fatto. Motori che non fatto. Per lì, no, sai che è, Luca? Sai il problema qual è? Ma sai il problema qual è? Che rende tutto quello che viaggia, rende o nave, treni, deve mettere l'antirattica per legge. Siamo allora si mette a qualche sai. Però la crisi serve, sai perché sta crisi che arriva, che stiamo in crisi? Ah, così può essere che la gente ricomincia a faticare la terra, che fa un grano. Sì, perché è chiuso. Sta ripigliando. Ci sta ripigliando, preoccupato. Ma se pizza come fai? Questa è la pizza originale. Mi sa che la pizza nasce così. Che sta pizza? Vuol dire provare il forno prima di fornare il pane. Sfandate gli, altrimenti si rovina il pane. E che se già scritto prima? Ma caga in coppa, che ci sta? Sporco. Che ci sta? Che ci sta proprio tradizionale, ci sta. A base del pane. Che ha mai visto prima? La stessa cosa prima. Il pomodoro è nostro, i miei. Fai bottiglie, fa. Faccio bottiglie. Faccio a conserva perché mi piace, a scorto mi piace, faccio macinato. Però scatto i cose. A passare. Testamento. Sì. Pomodoro di qua, io uso canto di matramondo di un pomodoro importante, si chiama Re Fiascone, Umberto Fiascone, Re di Savoia, mi dispiace dirti, infatti è contro te. Re, però non Umberto, ce la mangiamo. Non è contro me, è contro a noi. Ma tu ti richiama a dire, poi io mi abbocco a calare. E che pomodoro? E poi non te la mandasse e poi andare a fatta mettere chiù la vacca, ma non te la mandasse e poi andare a fatta mettere chiù la vacca e fare un latte, perché questa è la gente che questa crede. Ma se è viva, ma buon fai. Poi, vivo il re, il nostro però. Sapete una cosa, aspetta un momento, io mi permetto di dire cosa, perché? Che sta? Aspetta. Perché sta pomodoro non è che hanno invitato i primo mesi, e la sa, ci hanno messo no. Perché sta pomarolo, tenne. La corona era scorza coppa. È fatta forma di corona. La corona io lì. E allora c'era un nome non bello. È come la pizza Margherita Savoia, stessa cosa. Però già sistemano prima. Però dico una cosa, io leggo tale Gigasette, mi sono seduto in un regno, dico, ma volete, mi sono stato buono, sono stato benissimo, io ne sento. A dove? Ah, io leggo tale Gigasette, sì. Ma che lo mica re Savoia, quello è il re Borbone. Ma no, voglio dire, sono una razza. Che è re napolitana. E a voi, insomma, sta cosa che ci sta, fumerala tu. Si pensa che di forte, che di cotto. Poggi, poi quello che vede. Che la casa che ha così, che fa? Il Borbone, che hanno fatto? Una brutta. No, la mattina i pezzi sei non nostri, che sono loro, che fatto? Il Borbone è fatto, hanno solo spremuto un limone, peggio che ne è. Ma lo hai risito, quando si faceva chi parla la gente, lui fa piazza, se la fatica per tutto quando, ma che stai dicendo? Risito? Non c'è dei soldi, capo avanti. Ma quando mai? Quei borboni soldi che c'erano loro. Ma non è vero, la boom, fa niente. La boom, non me ne deve parlare su fatto, ma non è così, stai sbagliando. Secondo me sono razze pedite. Stai sbagliando. C'hanno il re e il re, vabbè, comunque non è importante. Ma la pizza, eh? Parla la pizza, mo si uscito con il re. Ma se non la sai la cosa, fa la pizza. Però se uno la regge Caserta, però, ti sei sentito un re, però. No, sono andato io, questa che ho visto, tutti gli sfarzi esagerati. Ma gli sfarzi di chi? Ma mo è peggio ancora, sai perché? Non vuole una metro e binda, una casa. Allora, Isidò. Io ci stato là, mi ha fatto soltanto. Isidò, allora, cosa ci ho fatto? Gli re da prima facevano le cose sfarzose con la fatica della gente che faticava e mangiava, però ogni tanto la gente va dentro a chi li possa. Oggi tu la casa rende Bulgari, Agnelli, Bill Gates, non ci puoi andare. Quindi i re prima facevano per la gente, ma loro chi sono peggio? Vabbè, prima stufate, lasciamo aperto questo discorso. Allora, il pomodoro di Savoia. Non ne Savoia. È tramonto, però sono venuti di Savoia. Niente, capirò niente, su trovo. È la corona, è la corona. Allora, ci capi tutto come? Riusciva a mettere a tramonti con poca acqua. Perché riusciva a venire con poca acqua. Allora, ma che qua c'è stato sempre il problema dell'acqua. Ma c'è questa coltivazione così erbita? Perché là sotto facevano i fasoli e grano, è l'unico sistema, non potevi mettere niente, il pomodoro ha bisogno di acqua, potevi fare i pedali, che volessi, ortaggi, se non ti vuoi schierare, tutti hanno l'acqua di fare. Allora, proprio l'ortoliggio, che è nato. Si pomodoro, uscire nel fuoco con poca acqua. Melenzane. Hanno tutto, per anni e anni non si smette. Poi negli ultimi anni, negli ultimi anni, si smette di fatto proprio a Pomodoro San Balsamo.
è stato ridico. Ma è stata recuperata, ma per fortuna. Ma che trovato la santa, lascio qui. Comunque, diciamo che adesso... Ma che se non è terra San Marzano? A no, Bascio, no, a te, a Bascio. San Marzano, non c'è. Alzano là, San Marzano. Perciò questi sono i pomodori, sono più aspri. Sono dolci, morbidi. L'unica cosa che hanno difetto, si può aiutare... Tipo chi li ricorbare, allora. Asciutte, poca acqua. Buone, vai a maturare buono, vengono pure buone, gli difetti caterne, secondo me, che quando sono mature, massimo 3 giorni a fare. E se come corbarina, i corbarini. Ah, i pomarola, già corbarini con tenere. No, corbarini 15 giorni. Invece se 4 giorni, 4 giorni, fa, quindi sono obbligato. Non è che tu voglia fare una camminata, fare uno spizzo. E cassazione, insomma. Però io poi li mischio con altre qualità, perché poi mi piace fare. A me la pomarola che stacca in coppia non c'è solo quella qualità, ci sta che stacca. Poi ci metto quello, ci metto quello, no, no, perché a me non piace le cose in assoluto. La salute. E quindi poi cade ci sta, mi diceva Raffaele, l'origano è montagna vostra. Se montagna il carro per cogliere, per cogliere il rumo, cioè dei macellini in carro, chi ne è l'origano? L'origano è della zona, Alice c'è tale. L'altro pure la GPC, noi gli che si vuole che vengono uccidere, quindi tutta roba originale, noi ci mettiamo la mozzarella. Questa è la pizza contadina, questa pure la nuzza faceva così, pure in terra di lavoro si faceva così. Questa è la pizza lo su, ma da tutto parte, questa è la pizza nostra. Questa è la pizza lo regna. Questa è la pizza che serve per vedere, ora ti faccio vedere un po' quando la forno, eh? Allora, quando la forno, per vedere come si come il forno. Che se non si cuoce, ti rendi conto a temperatura come sta? Conoscendo questo forno ci metto 8 tempo a cuocere 5 pizze. Cioè io ho acceso il forno alle 8, alle 7 e mezza. Alle 7:30 è tutto poco fino a mezz'ora fa. Posso bruciare un forno se voglio in tutta la generale. Poi ci passa una pezza di sacco. No, ma venne parecchio che soggiorno. Non ci mette la pezza di sacca lì. Le faccio scendere la temperatura e pulisci il forno. Poi sovvolgo le pizze. Una le pizze. Ma questo forno qua l'hai fatto tu dopo o c'era già quel... di là c'era un forno? Allora, questo forno stava già qua, non ci sono l'anno. Anche di più. Poi, 3-4 mesi fa, questo amico qua, quello costruttore, anche lui, è cantatore pure, amico a canto, cantetta moriata, fu... E mi ha visto un sacco di cose. Costruttore, e lui è... Il master dei furni, o padre, il mostro dei furni. Il master. Il master. Il master. Il master. Ci sta, visto il cavo, tocco, turista. E lui sa fare i furni, ha molto bravo nei furni. Era non solo, c'è gente. Ha messo solo, era sistemato, poi è entrato dentro, ha fatto proprio lavoro. E lui va a fa diversi lavori, come fa una ditta edita, fa pure con quel lavoro, con quattro, pure che fanno il furno. Quindi te lo sei fatto sistemare? Lui l'ha sistemato lui, Aurea, non dice qualcosa, mai questo furno. Aurea, non ci mai fatto questo furno. Diciamo che abbiamo recuperato. Comunque negli anni l'hai ristrutturato? Sì, abbiamo fatto il massimo, perché purtroppo diciamo così negli anni si è rovinato. Siamo riusciti a risolvere diciamo così solo il suolo, poi la volta è diciamo che prima o poi bisogna farlo proprio perché ci si trova da capo. Questa è la macchina che andava da 10 a 2, ma facevo qua 8 mesi, no, di 3 mesi, 2 mesi. Boh, se non c'è una settimana, e chi se c'è la furia del ricevo che arriva? Dai, sta poi che fatica a te. Allora, no, che si rovina, quello sopra? No, solo all'interno del Dico sopra. La volta. Comunque siamo attori cotti, la dentale, pure ci vuole la dentale. Comunque abbiamo tutto sulla terra, di vecchia. E poi lui ci ha procurato lui un suro che è ancora migliore un po' pane l'ha messo. Comunque questi amici hanno presentato, ci sta Isidoro, Dora, Aurelio, Raffaele, Emanuele. Che se si no, non siete solo questi, siamo... è una minima parte. È minima parte, questa è l'Italia. Due, quattro, sei persone che guardi, uno che lavora. Uno che fatica, ma là sembra così. Ma come fai a fare in due, scusa?
Poi è lui il capo. O master is. No, so in questo c'è. Momento sì. Il capo del forno, sì. O master is, ormai. E che se fa voi si do? Come minimo. Come si usa dire? Tuo figlio. La cosa bella di qua. È tuo figlio. No, no. Questa bella mi figlia. Figlia. Hai fatto una famiglia. No, perché mi somigliano. Non è una famiglia, ci usa dire lei, nel senso quando voi avete fatto casa, ma dico quei direttici diretti. Sì, ne vediamo che stai facendo. Sta pure il fondo, te l'ha detto che. Faccio. Sta pulendo con l'acqua. Come dopo gli altri. Lo pulisce te, vedi? Lo pulisci. Mo' abbatto un po' il caldo, il forno, oppure anche per questi si rovina, perché diciamo che... Tu arriva a caldo, poi... Con il caldo ci metto fritta lì, diciamo che una botte alla... Questi soli di una volta erano più delicati, il suolo non è altro che un impasto di varie cose di terra, diciamo terre, terre diverse, con vari minerali lì, giusto? Sì, con prodotti refrattari. E quindi qua c'è una grande tradizione di questi mattoni a sorrento. Infatti state conoscendo nel mondo o solo o mattoni sorrento. Che facette le Borbò? O Re Borbone, facette ferriere là sotto, ci stavano tutto quando e giravano uno, ma buono. Ma amore di Dio, ma non sono d'accordo con te. E invece arrivate in Savoia si portate tutto in go. Ah no, si portate tutto in go. Che forza dei pionti, tu mi si allora, lo savoiardi, chiami i savoiardi, chiami. Sono buoni solo per farti la misù. La cattura non si ha. E stesso solo, per il 4 c'è un po' più piccolo, basso. Con il caldo tende a si spaccare. Caldo e freddo, l'acqua. Allora, non sono materiali proprio di forno. Sono non esiste materiale, che è mattone, non è altro che una che terracotta. Terra abbastanza. Cioè, tutte queste caviglie, terra abbastanza. Non è che ci sta chissà chi ci sta. Con terra, terra perché è nera, perché ci sta più zingari. Più gang, c'è più rosso, più ferro, meno ferro. Che in base alla sostanza ci sta lì. Che comunque... ha delle proprietà che comunque gente che sapeva l'hanno studiata, le capite, hanno insinuato. Lui porta le cose, ma che tu capire? Ma scusa, Cito, perché se tu mettevi le pizze come stava prima la temperatura si bruciava lui? No, aspetta. E perché la abbassi? Si può fare tutte cose. La pizza con certo momento, perché la pizza. E perché la abbassi la temperatura? Io devo fare il pane. Ah. Io ci faccio tutti i pane. Fondamentalmente lascia che uno, io devo fare il pane. Il resto è, ha, è in più. Non ha appicciato il forno per la pizza, capito? Se voi ci appicciamo il forno per la pizza, ci danno il forno. La pizza la faccio perché siamo qua, ci facciamo qualcosa, e devo provare il forno. Ma poi io devo fare e non devo sbagliarlo. Perché poi non è che sono uomo, anche domani ho bisogno del forno io. E boh, stasera, una volta fatto il pane, poi vi faccio vedere. Comunque va rinfornato di nuovo il forno, il forno ma da cuoce anche, ma ti scrivi proprio quando devi far diventare biscotto. Ah, bruschetto. A bruschetto. No, la fresa, noi la chiamiamo la fresa. Le frese. Un po' di invece. Noi chiamiamo la fresa. Un po' di biscottato. Deve essere asciugato dal forno. A noi la chiamiamo la fresa. A noi la diciamo la fresa. A noi andare al lavoro la fresa. Perché ha detto che... Poi, fate la seconda. La teglia. Perché non si appiccia sotto. No, ma anche perché non solo si appiccia, anche perché la teglia ci può mettere un po' di sognare sotto, che è più buono saporito. Ha un altro sapore, che tu... Aumenta, qua aggiungiamo, non tagliamo. Agitta, moglie, mia moglie mi ha fatto la crostata con l'anzugna, poi assaggio, vedi sotto la... Noi aggiungiamo, non tagliamo. Oggi come oggi, le farine moderne tolgono, non aggiungono. Lo so. Che tolgono, tu prima per arrivare a doppio zero. Hanno tolto. Ti hanno appicciato il stomaco. Cosa hanno appicciato? Hanno tolto arrugino. Hanno tolto arrugino. Non so. Tolgono ancora la tutto quello fanno... che faceva bene. Hanno... Sono veline. Come quando fanno le cose, certe farine integrali che sono per tolgono. Tutti questi cibi integrali che si comprano al centro, no? Alla fine hanno tolto per fare integrale, però hanno tolto queste cibi. Stavolta l'ho sposto un grano di cappello, 1,20 euro a chilo, senza macinare, con 7 euro a quintale come macinò, e in quel macinò,
questo pane, cioè questo grano qua è diventato una cosa di nicchia. Sì, ma i cappelli e cose, sì. Però una cosa buona che continuiamo, il grano lo abbiamo dato ai contadini, dice partitele. Che facciamo grano, facciamo pane con allora te, come fanno ad arrivare l'amico? Non vanno pane, allora, ma poi quello di non è perché hanno macchinati, tutto il manco tempo, mi sei diventato, non se ne fa, da fame. Anche da volti. Vedi che si sta tornando al passato, sa che gente sta tornando a mettere grano, da volti ha subito, ogni paese ha subito il suo dramma. Un grande tramonto è stata la questione mafilata. Un turista. E vabbè, è stato pure un bene, però. Ma è stato distrutto a livello proprio di lavoro. E sapete che gestivano ogni... La famiglia Vannazza molto, perché ci stanno molte donne che faticavano, che gli davano la mano in famiglia. Ma i zii, parenti, moglie, tutte sono... Chi fa le cose? Tutto l'altro. Ma le donne principalmente vanno a fare tutto quanto dal bag di camera, non fa di camera ora, proprio. Vanno a recitare di camera perché le camere a loro. Vanno a fare uno zio. Questa è una veloce, cioè voglio dire, potrebbe fare anche di più. E allora hanno tolto proprio la manodopera proprio del posto. Ma sì, prima lavoravano quasi sempre solo le donne che lavoravano fuori dei. Io ce l'ho avute le mie nonne, ce l'ho pure mamma che lavorava in campagna, facevano la vita pure loro. Sì. Perché poi lavoravano fuori e dentro casa. Alla fine la cosa si è potuta emancipare un po' per essere trattata pure un pochino meglio. Io ho mamma pure che lavorava. Oddio, oddio, trattata sotto padronale fa alla camera, non è una cosa bella. Allora, probabilmente non si è capito manco la cosa, però c'è stato. Non si è capito, vabbè, comunque va bene così. Il mondo è andato così. Se si pensa che oggi si sta meglio, va bene così. Come fa? Non potremmo fare niente. Però devi sapere. Allora. Queste cose finiscono perché non ci sta chi fa. Se non sa chi che fa. Se tu metti qualsiasi cosa che metti nel terreno, non faccio spalle bravo. Ormai non lo fa chi, basta. Infatti perché quando arrivano le crisi, questa crisi energetica e tutto, può essere che la gente torna a faticare poco all'antica. Ma nulla viene a caso, pure sto Covid che è arrivato alla fine non è che è venuto a caso. Perché la gente ha riscoperto pure il fatto di stare dentro casa, di. E si dava questo facendo, sta cacciando la pizza. Fammi vedere. Fammi vedere queste pizze come sono venute. Mamma la va. Il forno è buono. Il forno è forte. Si può fare? È troppo forte. È troppo forte. E quindi sa di aspettare ancora. No, faccio due volte. Mi sta una pezza da parte di sta carino, e con me è forno. Ma la pizza è buono perché la pomodoro è buona. È bravo, che l'altro discorso. Ah, ho pane è buono, tu sei sei buono. È buono. Lo sai, cosa è forte. È forte o no? Perché ci ho messo non è che Scusa, e da che ti sei accorto che è forte? Facci capire. La reazione della farina a caldo fa sì che tende a diventare cambia colore. C'è la reazione chimica del caldo al. Quindi questo però chi è un forno nuovo adatto per fare la pizza. Però la cosa che tu non hai si fu qua. No, non hai capito come sta mo. Sei cotto subito la pizza, capito? Appunto, come se appunto come se mo fosse mo è un forno per pizza, non per pane. Adesso un perfetto, perché c'ha due diverse culture. Però pizza e pane hanno diverse culture. Ma anche così. No, è con me. Allora, essendo che lui è a campo con un po' lo scotto arriva fino a domani sera, fino a domani, che ha bisogno del caldo, abbiamo bisogno del caldo del forno fino a domani.
perché devi fare la scuola. Ecco. Allora, hai bisogno del campo. Se tutti non cavole. Non riesce a fare questo. Però se l'ultimo panale lo brucia. Accetta, torto. E che le sto dicendo la stessa cosa? Mi dicendo la stessa cosa. Però lui muovi, lo passiamo, io ti agito solo una cosa, nel senso che mo, no. La temperatura del forno, la temperatura per il pizzo, non può fare. No. Che le volevo dire? Non manca per pizzo, no, non per pizza. No. Ma con la pizza però è troppo accorto, capisci che brucia un po'. Che? Se l'acqua pulita per fare devi rifare un'altra volta. Ma c'è un fulmine. O c'è lì. Un'altra volta con l'acqua lì. Un'altra con l'acqua. Sì, sì. Poi, ma facciamo una cosa che la vediamo con l'occhio. E c'è un altro sistema tecnico per vederlo, ci vuole il rapido. Se ci vuole la farina lì. Ma se non buttiamo la farina dentro, se bruci subito, eh? Non è pronto. Quindi tu se metti il pane in bocca perché io sono le mettiamo la farina è già cotta, è già sappicciata. Quanti gradi ci sono? È l'altro di Rexpa. Ah boh, ma sapere come andare non è una cosa semplice. Non è facile sapere come andare. Poi guardate il generale, che l'italiano piace essere comandato. Dove sta il generale? Se ne chiude. È fuori. È arrivato, bisogna tornare. Bisogna perdere questo momento. E si dà, ma che succede? Si mette il carciofo? Cosa sta a fare? O pane? O forno è arrivato? Sì, no, abbiamo deciso che è stato benedetto, così ha detto. Va. E come faceva così? Aspetta, poi c'hanno ritto un sacco di volte, ma se spaccazzami sul pane, a che serve? Lo spacco il pane dopo. Per fa che? Per spaccare il pane dopo. Ah. Il pane non è biscuita, no? No, perché si mangia ancora. Questo qua, molto, molto quando cacciamo... Ma quindi beh, vale fresco, non ne fa? Questo è fresco, lo facciamo no. Questo. Quando tramo fuori, che è cotto, lo facciamo da fredda, lo spacchiamo, prima di tutto questi insieme che abbiamo spaccato a freddo e lo buttiamo dentro e lo fai biscottare, quindi fai le frese, che sono frese queste? Sì. Fai le frese, pane normale non questo non è pane normale, non è. Non tutto lo rimetti dentro, tutto lo mettiamo dentro a meno che uno noi facciamo un pane al cuore poi cioè quasi si mangia così il pane biscottato. Non si mangia fresco come Ok, il vecchio. Oh, vecchio, non ci capite, non so che fa parlando. La sto facendo parlando apposta. Che se non lei non si parla più. I gioielli in capo. È troppo alto questa qua dentro. Questo lo mettono a misura di sito. Perché lo facciamo? Comunque sito, se a me mi avete infurnato e su furno è troppo piccolo per me. No, ci va. Mangia tra sempre un buco è troppo piccolo. Esatta cosa, ci va. I sito, la potevi risparmiare. Levati. Sì, per. Fatta la capo. Ma ciao. Salve. Buongiorno. Sono lavorato, che devo fare.
la pompa e si è cotto, giusto giusto cotto. No, si deve togliere. Si deve togliere il liquido da dentro. No, il liquido. Volta che il tocco del sei sento lì, no? O fa che vuoi. Stanno faticando l'hotel, no? Allora state a Napoli? Allora state a San Francesco. Allora San Francesco, a me. Lo stiamo facendo la Bergen Uve, là. E tutti i colori, senza scarretti, sono... Un figlio di mio fratello. Abbiamo un ingegnere. Bravo. Si è sparito. I cadore, i sidori, caffè, si sentono attore che non spettavano. Indasso di cadore, cadore, Claudio, là, il pane quando è buono è cresciuto, è leggero, come se che si cava. Questo è il modo per vedere se è buono o no. Se è cresciuto, è cotto bene, è leggero, si è pesato di più, ma ha da solo il pane. Se mette un coppo in stomaco, stai zitto, dici lì. E se mette un coppo in stomaco, no, già, c'è qua. Cosa puoi fare? Non puoi. Quando è buono, ma c'erano tutti qua. Quando è buono, si sente la. Ma chi sei come è asciutto? Buono, malamente, è leggero. E te non ci sono. Va buono. No, non dirlo così. Che ne sai? Quanto ce ne sai? Che sua roba ma l'ho visto, forse da qualche parte da noi pure lo vendono questo fatto. Sì, sì, sì. Tutto re, in tutto il regno. Tranne io e il padre che la devono morte. Tutto il regno. Ma io sono a casetta. Ma noi in Cirene. Se si consulate, di la verità. Sì, però le strutture di casa. Ma dica una cosa, mi ci hai fatto sudare la dica, ho tanti pericoli. Ma sono stati 8 mesi. Ma sono 8 mesi lì, un mese a capo. No, un mese a capo. 2 mesi a capo. Sono stato benissimo, benissimi ricordi. Quando ho video mai giunto, ah, da prima lavoro. Tu andò. Allora, 3, 2, 5. Me ne tagliate, me ne tagliate. 3 e 2. Sì, 3 e 2 facciamo. 3 e 2. No, 3 e 2. È andato tutto questo, si do. No, me lo so. Durante il lockdown, dell'anno scorso, la sera ne voglio uno di qua, quando tu devi uscire da casa, volevo fare i pizzi. Tu devi uscire, si camminava solo coppa in strada, cioè dopo la mia principale. Stava male di testa domiciliare. Meglio. Allora che facevo? Quando io mi porto qualcosa, che facevo questi caspi dei pizzi? Un centinaio di pizze. E ne portavano 2 per casa. Ogni allora, famiglia capita ok. No, capita qua nella frazione, ci portavano 2 pizze a casa. Sapete, uno era c'era un infermiere che poteva girare, che aveva la possibilità di uscire in casa. C'aveva lì, aveva la libera uscita, era autorizzato. No, non è che gli ebrei morale della Paola. Ma 500 pizze. Tutto qua. Non sono la portata di mano. Ah, perché mi ha detto...
facciamo un cedri di pizza. E così nacque che ci trovavamo qua, passavamo una bella giornata insieme. Allora, facciamo un po'. E facevamo fare, e passavano da bella in alto, buttavamo un formaggio, e chi ne così, no? E quindi da allora abbiamo, è stato un appuntamento la domenica, però si trasferiva, che da me questo qua? Non è bello, che è sbagliato, eh? No, no, che fa? E lui faticava la finanza. È un gioco della pubblica, su... Allora, si diceva che c'era un'offerta, si davano l'offerta. Facciamo fatto qua, facciamo da voi. Era un'offerta. Facciamo da voi. E tutte le domeniche siamo trovati a passare una bella giornata. Questa è che non ci ha fatto la namorata, suonato, che ci devi. E così è nato. Quindi, caro Isidoro, non tu, ogni crisi c'è rinnovamento. Hai capito bene? Le e le crisi portano. No, le crisi portano opportunità. Sono d'accordo. Sempre. Ma anche perché. Ma se non. Bello mio, ma. Ma le olive che fanno? La cosa che fanno? Nanna sì e nanna no, se già arrivano nella crisi, non c'è rinnovamento, non si riparte, non si ripulisce. Nanna sì e nanna no. Nanna sì e nanna no. È perché non ce l'avamo più abituato, voglio. Io. C'è da dire, avevamo sto grano, anzi, pure una amica, però mio figlio, un amico nostro, che un guaglione che ci teneva tanto a portare le tradizioni antiche. Certi stavo tenendo 50 kg di grano, usal. Quindi siamo un po' tutti quanti, come fosse stato un vento dal passato. Di ritorno, al passato. La tradizione. Siamo una specie di e c'è stato questo bel. Finale del morale della fauna, comunque sta facendo una cosa che ha un valore anche storico, perché questa roba qua Isidoro ha un valore enorme, antropologico, sociale, storico, naturalistico. Però una cosa ti voglio dire, voi parlate della crisi, io ogni tanto no, quando sente qualche vecchia che va, no, quello dice una crisi del genere non ci sta così brutta. E io, siccome Cassini la guerra l'ha subita brutta, se vuole va la crisi. E allora io gli dico a questa signora, signora, ma scusate, ma questa scordata la seconda guerra mondiale. No, di ragione, perché. E allora il periodo va finito. Uno si lamenta se. Importante anche. Importante vivere. Anche far vedere se posso dire che l'Italia diventerebbe un paese che comunque tutte queste catene mettessi in atto tutto qua, anche con le produzioni di questi grandi compagni, sta cagnando tutto costa, si sta ritornando al passato. Da me ci stanno un sacco di guaglioni che stanno a fare l'azienda agricola. Lo so, speriamo che hanno lo stupore. Si fa niente che c'è comando. E chi sono tutti i figli di Savoiardi? Sono tutti giacobini Savoiardi, sta gente. Dimmi che piano. Dire, no, genitore magari. No, mettere un po' di ci sta qualche roba, ci sta. Allora, noi ce l'abbiamo proprio. Eh? Come è cresciuto? Isidò, ma voi che stai facendo? Spiega a sti signori. Isidò, che avete fatto? Spiega bene. Qua non avevo spaccato tutto quanto, ma ho fatto un biscotto. Un biscotto. Avete spaccato un pane, per fare che? Poi l'infornamo la cosa. Questo qua si asciuga, una nottata. Dimane si può fare più. Ma cioè dimane è buono per essere usato? O viene un processo. Un processo ma un largo. Che l'amido diventa zucchero, si solidifica, si biscotto qua e poi ha più sapore quando viene bagnato nel sudato. E fa ingrassare meno, no, perché si asciuga. Lo sapore che dai. Lo saggio. No, perché per gli altri più sapore. E ancora no. Anche tu. Non lo tiene per darmi qualcosa. No. Non lo tiene per conservare. Ma solo un po' pane fritto. La prossima volta. Fin quando balla. Che ha fatto? Che è successo? Che si balla? Fin quando si balla che è sempre giovane. Sempre giovane. Questo è. Allora, niente di più. Ti pare poco. Ti pare poco. Dice lo detto che balla vinci della vicenda. Non balla la vinci della curiata. Il ballo nostro su saltarella e ballarella. Un'altra terra di lavoro sta saltarella e ballarella. Bella. Bella, io l'ho vista ballare alla festa di Spezzano. A lui è detto, magari ai laghi
Sì, dell'alta delle di lavoro ha portato la ballarella e saltarella, la festa da Morro a Napoli. Ha giurtato la mia moglie di San Bugnare, ci ha giurtato, poi mi hanno video. Se no. Come no? Alla saccia, ma io non ho tu hai fatto. Siamo andati, siamo andati alla festa sui laghi di Nevi. Ai castelli romani, a tostare la nave romana. E là ballavano la saltarella. Di Amatrice. La Amatrice, regno di Napoli, pensa, perché la tradizione del regno di Napoli era alla fine là, perché era regno di Napoli, ecco perché c'è la grande quindi, tradizione musicale. Il basso Lazio sono no. Alta della di lavoro. Alta della di lavoro. Ma come è brigante? Chi si vuole essere frate come brigante? Diciamo che so qualcosa sul brigantaggio consumitario e mi piace sempre. E allora vai sul blog altatredilavoro.com, io so roba nostra. E quello è lui che ti osserva. Quando ti dice quando ci siamo in niente. Ma ancora la questo parigi di una capra. Sembra San Fedisti. Come si chiama quello là che io è Maestro Speranza? No. Ambrogio Sparagna. Sparagna. Ma chi è ferrato nel brigantaggio come si deve? Non omologato politicamente, no? È benedetto vecchio. Nella nostra terra chi ha cantato il brigantaggio in maniera corretta è benedetto vecchio. Vieni sul nostro blog, sul nostro canale, c'è l'associazione. E vedrai. Fidato. Sono grandi studiosi. Sono grandi studiosi. Ma il patrimonio genetico del stampedismo e brigantaggio alta del lavoro, che era terra di Fra Diavolo e tutto, è benedetto vecchio. E Raimondo Rotondi, che tu non conosci, ma non sapete chi è. Come sta finito? Abbiamo un uomo a me, a Issa e a te. E tre strunze. Non c'è niente da fare. Attualmente è Isidoro Caso numero 1.
Come on, 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 come on
Amen.